Signore e signori, Josca La Rossa. Cerchemo Josca La Rossa, amorosa Spagna. Thank you.
Thank you.
andiamo. Tu ma si ha letto una confaluta, no, perché loro Thank you.
si avviano i collegamenti a portate le api. Fine delle operazioni di soccorso. Nuovo cavaliere voler militare. Sentito ringraziare per la loro autorevole presenza il generale Piero Mosciutti, ispettore generale delle armi di fanteria e cavalleria, il generale Aldo Barda, comandante della scuola militare alpina di Aosta, il dottor Leonardo Caprioli, presidente nazionale dell'ANA, ed infine l'amico Corrado Verona, presidente della sezione ala di terra. Vivremo ora un momento di grande lezione morale per l'impegno che quella rappresentata dalla nazione italiana, giustizia, dalle gloriose tradizioni risorgimentali, prima della grande notte sociale. Così battaglioni, riposo! Signor generale ispettore, dovrei 141 in Africa settentrionale. Ricordate che la pace coesiste oggi della penna che avete sul cappello, reciproco, tendendo sempre la mano al più debole. A voi, allievi ufficiali, chiedo che verrà detto, stante la sua anziana età, non mancherò. È quanto i vostri predecessori hanno sempre fatto di comandare uomini. E l'augurio per la vostra esperienza militare e che il vostro illusione. Allievi ufficiali del 147° corso, alpini del primo e secondo scaglione 92, lo giurate voi? Alle associazioni noi il 70° anno di vita della sezione. In casa
dimostrare la profonda serietà della non comunità di un sottufficiale, quale dimostrare la migliore garanzia della pubblica. Per assicurare sulla centra sportiva tecnica, ha dimostrato di trasferire la lavorata pancia. Continuando in maniera determinante, l'ufficiale ha preso la conferenza della Nazionale Italiana di Polizia della Garanzia di Normale di Alto Fino in Francia, confermando di trasferire il recare con il camarade del salento capacità tecnico, ha trovato con il risultato. Ora viene stabilito questo procedimento con la conferenza della Nazionale Italiana e l'altra la sua qualità e la dimensione della polizia e la concorre a consolidare il prestigio e l'immagine della relazione e della forza del campo italiano. Per partecipare alla funzione del trattamento della tecnica, la seconda guerra mondiale della scuola di Milano.
dell'accogliere l'invito dell'esimio presidente degli Alpini di Biella, Corrado Perona. Ho recepito anche quale momento solenne volevano rappresentare la giornata odierna e le manifestazioni di domani. Gli alpini, i nostri alpini di Biella e di tutti i nostri comuni solidali celebrano oggi il 70° anno di attività della fondazione della sezione. E quale significato potevano avere questi momenti se non come segno di distinzione un'opera grandiosa e meritevole? La sezione di Biella dell'Associazione Nazionale Alpini celebra i propri 70 anni di vita. Vale contarsi, contare i vivi o i morti? Dei morti è rimasto il ricordo, un solco profondo che scende nel cuore dei vivi, che traccia a noi un cammino sicuro e fiducioso. Ricordiamoli sempre. Essi precedono la schiera della nostra sezione nata per l'opera di pochi alpini entusiasti e decisi, via via ingrossatasi, prima con nuovi reduci di tante battaglie, poi con generazioni di uomini che fortunatamente non hanno vissuto e conosciuto gli orrori delle guerre. Il seme era buono e i frutti sono stati copiosi. Oggi posso affermare che ogni comune ha il suo gruppo di alpini che segna, con il gagliardetto tricolore, la presenza viva e vitale di una comunità di uomini che sentono l'onore di avere servito la patria e la necessità di continuare a dedicare ad essa le loro energie attuando con spirito alpino gli scopi sociali sanciti dallo Statuto dell'ANA. In distintivo, grazie e un abbraccio alpino. Ecco, il presidente nazionale, dottor Leonardo Caprioli, consegna a Mario Ria e Luigi Coda Zabetta il distintivo d'oro dell'associazione per l'enorme lavoro svolto da questi amici alla Cascina Garrubi. Un riconoscimento dovuto e meritato e un mazzo di fiori alle loro signore, perché anche loro, come tutte le donne degli alpini, occupano un posto importantissimo nella nostra sezione. Ecco, il taglio simbolico del nastro, perché, come avevo già avuto modo di dire alla Carubi, la Carubi non è finita, è tutt'altro che finita, anche se possiamo giustamente dire di avere superato ormai il momento critico. E questo nastro viene tagliato dalla signorina Adriana Gianninetto, che è la figlia dei signori Gianninetto che avevano a suo tempo donato all'ANFAS la Cascina Garrubi. Dio onnipotente che governa tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo di fede e di amore. Salvaci dal cielo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepati insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza ed ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito ed ogni speranza di tutti gli alpini vivi di armi, tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e a tutte le truppe alpine. Così sia. Le cose si fanno, ma dopo di noi, che sarà? Ecco, Michele, che si passa dai fiori diretti ai frutti. Non è bello? Ringraziamo il Signore e accogliamo con gioia questa sua benedizione, che certamente sostiene tutti quelli che con rettitudine di cuore, senza le tangenti, veramente vogliono fare il bene. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre,
Figlio e Spirito Santo. Amen. Non essere finita, continuiamo nella gioia. Rendiamo grazie a Dio. C'è una panoramica della Carrubi e qui siamo già a Biella Piazzo per rendere gli onori a Mario Cucco, tenente del battaglione Aosta, figura leggendaria, biellese della prima guerra mondiale. Io ne sono orgoglioso perché è del Piazzo e anch'io ho avuto i Natali al Piazzo, ma soprattutto perché me lo ricordava sovente mio padre, che era molto amico di Mario Cucco. Hanno fatto la stessa guerra in diversi battaglioni, in diversi reggimenti, ma sempre alpino. Ricordo la grande commozione di mio padre quando mi raccontava di Mario Cucco. Questi onori sono dovuti, la sezione di Biella ha voluto recarsi al Piazzo per rendere testimonianza di fede e di amore. La fanfara di Pralungo, che ci è fedele in tutte le manifestazioni più importanti. Domenica sfilerà in testa con noi a Milano alla Dunata Nazionale. E la Dunata Nazionale che quest'anno abbiamo un po' trascurato per via di questo settantennio, ma sono sicuro sarà, come al solito, piena di entusiasmo e vissuta dagli alpini biellesi con la tradizione di sempre, quindi con raccoglimento, con allegria e soprattutto con una presenza nutritissima. Qui siamo ai Giardini Zumaglini per rendere gli onori ai caduti di tutte le guerre, di Biella e del Biellese. Molta, molta gente si è raccolta attorno al monumento per questa celebrazione che naturalmente non potevamo non fare. Il ricordo dei caduti per noi è sempre vivo, questo settantennio in un modo particolare. Abbiamo voluto dedicare a loro tutto il nostro affetto, l'attenzione e il riconoscimento per quello che hanno fatto negli anni difficili della nostra patria con grande sacrificio, e ci siamo raccolti spiritualmente per ricordare proprio con intima commozione i nostri 70 anni, specialmente coloro che attraverso questa sezione sono passati in tanti anni di sforzi, di volontà, in anni anche molto, molto difficili.
dopo il doveroso omaggio ai caduti, ci siamo recati nel piazzale del municipio della città di Biella per ricevere il labaro nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini, decorato di 207 medaglie d'oro al valor militare, il gonfalone della città di Biella decorato di medaglia d'oro al valor militare e poi le bandiere da combattimento. Lascio la parola al sindaco. Per una cerimonia che la città di Biella, decorata di medaglia d'oro al valor militare e di medaglia d'argento al merito civile, sentiva da tempo necessaria per l'alta considerazione e per le benemerenze alle visite della scuola militare alpina di Aosta e per risaltare l'Associazione Nazionale Alpini, la cui sezione del legge celebra oggi il Truppertino e tutte le altre armi sorelle, compreso il corpo dei bersaglieri, certamente sventolano le bandiere e alzano i loro gagliardetti in segno di fraterno e festoso saluto. Qui c'è la consegna della, quella consegna della cittadinanza onoraria alla scuola militare alpina da parte del comune di Biella attraverso la voce e la parola del sindaco comandatore Luigi Petrini. Un riconoscimento a questa scuola militare alpina che ci fa onore, ecco, stanno firmando l'atto ufficiale. Fa onore a tutti gli alpini biellesi naturalmente, ma anche a questa città che è profondamente alpina. Un riconoscimento che ha fatto enorme piacere al comandante della scuola militare alpina generale Aldo Varda, ma a tutti noi, proprio per ricordare questi 120 anni, tanti sono gli anni che esistono gli alpini, di appartenenza dei biellesi a questo corpo, ecco. Da 120 anni a questa parte, fedeli interpreti della vita delle nostre truppe alpine. Sì. Ecco la riproduzione di un alpino sciatore, l'originale esiste presso la scuola militare alpina e in legno, una incisione magnifica di un alpino gardenese, e qui è stata fatta una riproduzione bellissima che riproduce fedelmente questo alpino che si sta allacciando uno sci, un alpino che con lo zaino, la piccozza. Ecco. E a tutti gli oggetti, tutti gli attrezzi della montagna, gli sci, la corda, i ramponi, la piccozza e l'espressione dolce del volto di chi è fiero e convinto di quello che fa, ne pienamente comprende. Questa è la scuola, questi siamo noi, questi sono stati tutti quei ragazzi di Biella che sono passati. Grazie. Siamo allo stadio, sabato sera, una folla enorme, non saremmo mai aspettati tanta gente, quindi siamo commossi per una partecipazione del genere. Peccato per l'audio insufficiente, chiedo personalmente scusa. Thank you.
qui lo stadio tutto sull'attenti ad ascoltare l'Ido di Mameni, grande commozione, chiusura di una serata che rimarrà indimenticabile per tutti, popolazioni, alpini, amici. Esibizione della fanfara taurinense se non c'è il carosello, e gli applausi hanno sommerso in certi momenti anche le note della musica, sincronia di movimenti, ma soprattutto grande abilità. E pensare che sono ragazzi che nella taurinense, sia nella fanfara che nel coro, rimangono pochi mesi, visto il ridotto periodo militare, quindi difficoltà per il maestro Bonessio di Ellese, di Saliano, nostro socio, poter sempre avere un amalgama valido sia nella fanfara sia nel coro. Nonostante tutto, la taurinense è una delle fanfare più gloriose, più meritevole di successi, e di successi ne ha avuti tantissimi in Italia e all'estero nelle rassegne. Sicuramente abilità del suo maestro, ma anche di questi giovani. Oggi, a differenza di ieri, si può scegliere sicuramente fra personaggi già in possesso di doti particolari. Ecco l'uscita fra gli applausi scroscianti di questi meravigliosi ragazzi che hanno intrattenuto il pubblico per un paio d'ore. E qui la sfilata, sfilata per le vie di Biella, la sfilata che noi aspettavamo da mesi, così come da mesi aspettavamo una giornata di sole, quasi se non avessimo avuto il tempo dalla nostra. Qui Biella ha rivissuto lungo via La Marmora, via Torino, viale Macalè, un momento storico, di una sfilata di tutti gli allievi ufficiali del 147° corso, degli alpini del primo e secondo scaglione del 92, ma dei reparti speciali, gli sciatori, che vedremo più avanti. Qui sono ancora sempre gli allievi ufficiali. Sì. Ecco, reparto sciatori della Scuola Militare Alpina, caratteristica tuta bianca, la scuola alpina vanta grandissime tradizioni nel campo dello sci, e naturalmente qui abbiamo il battaglione Aosta, sì, con il suo comandante, tenente colonnello Rossi, battaglione Aosta che è gemellato con la sezione di Biella per le grandissime antiche tradizioni che legano gli alpini biellesi al battaglione Aosta. Moltissimi biellesi hanno militato nell'Aosta. Altro reparto dell'Aosta, e poi si intravedono già gli alpini esploratori. Zaino fardellato, pantaloni da roccia,
attrezzature particolari. Eccoli, sono ragazzi particolarmente addestrati. Sfilano nei loro costumi tradizionali le donne della Valle del Cervo. Io dico grazie a loro per l'aiuto che ci hanno offerto in queste due giornate, che è stato enorme. Dico loro grazie e le abbraccio a nome di tutti gli alpini. Le consorelle Associazione Dharma, che hanno voluto essere presenti con noi in questa felice giornata. Bersaglieri, fanti, marinai, aviatori, ci sono proprio tutti, carabinieri in congedo. Ecco i bersaglieri, gloriosissimo corpo. Lampi, le croce rossine, confalone della città di Biella, le autorità, tutti i sindaci, tanti, tantissimi sindaci, con fascia tricolore, sono scesi a Biella per essere con noi, io li ringrazio di cuore, una partecipazione davvero imponente, che ci ha offerto in questa giornata la validità dei nostri gruppi. Ecco, questi sindaci sono scesi a Biella, ne sono sicuro, proprio perché presso le loro comunità agiscono i nostri gruppi e agiscono in modo splendido. E qui le consorelle sezioni di buona parte del Piemonte, tantissime, tante, con i loro presidenti a fianco dei vessilli, grosso piacere ci hanno fatto, perché hanno voluto esserci vicino. Qui i gagliardetti di quei gruppi, i valdostani, poi i valsesiani, gli amici di Ivrea sono scesi in tanti a Biella, e qui la sezione, ecco, sfila la sezione. Regge il cartello Biella Guido Rocchi, capogruppo di Graglia, consigliere sezionale. Noi abbiamo voluto che il cartello Biella lo portasse un capogruppo proprio per rendere merito a questo loro servizio che dura da 70 anni. E poi è già passato il vessillo sezionale, lo regge un giovane, Luca Boffa Ballaran di Tavigliano. Figlio di una dinastia di alpini, ecco, veramente. Un giovane, proprio per dire, la sezione è in mano ai giovani. Il consiglio sezionale, davanti al consiglio, alcuni dei nostri veci, pilastri della nostra sezione, i nostri gagliardetti dei nostri gruppi, 73, non ne mancava uno. C'erano tutti, grazie ragazzi. Anche se non avrei mai dubitato dell'assenza di uno di loro. Ecco, qui è raccolto, c'è il succo della sezione in questi gagliardetti che hanno 70 anni di storia, possiamo dire. Ancora la fanfara di Pralungo. Arriviamo verso lo stadio, lo striscione con il nostro motto Tichun, lo portano ancora dei giovani, sono quei ragazzi che hanno distribuito per le vie della città il tricolore, si sono dati da fare, quanti giovani ho visto, quanti giovani e quanti alpini. La nostra